Buonasera, gentili ascoltatori di Powerplay ed appassionati della Hockey Liga. Come già anticipato nel nostro ultimo appuntamento con la Liga Spagnola, la scorsa settimana, a partire da giovedì 1 marzo, si è svolta nel Pavelliopoli Sportivo di Villanova y la Geltrú la 68esima edizione della Coppa del Re, unanimemente considerata la vera festa dell'hockey su pista spagnolo. È stato l'FC Barcellona, trascinato dal talento Marc Thor, ad aggiudicarsi questa edizione 2012 al termine di quattro intensissime giornate di grande hockey. Veramente tanto lo spettacolo in pista, e cosa molto inusuale per l'hockey spagnolo, soprattutto in una competizione a partita secca di tale importanza, ben 70 le reti segnate. A candidarsi alle prime semifinali sono state il Noia di Ferran López e il liceo dell'argentino Carlos Gil, dopo aver battuto ai quarti rispettivamente Vendrell e Blanes. La seconda semifinale ha visto invece protagoniste Barcellona e Villanova, vincitrici uscenti ai quarti rispettivamente contro Reus Deportivo e Summassanet. Partita di grande intelligenza tattica e di grande rigore difensivo quella del Noia, che ha battuto per 4-2 il liceo grazie ad un buon secondo tempo e ad un ottimo push B fra i pali. Nella prima frazione di gara, in cui le squadre si sono pressoché equivalse, sono state poche le chiare occasioni da gol. Il primo brivido è per il Noia, al settimo, quando Lamas, in uscita da dietro la porta, prende la traversa interna con un tiro dal limite, destando le proteste dei galiziani che reclamavano il gol. Dopo tre pericolose conclusioni nello specchio per il Noia, il liceo fa tremare nuovamente la gabbia avversaria con un rapido alzeschiaccia del nazionale spagnolo, made in Noia, Jordi Bargalló. Ma è Josep Lamas a sbloccare il risultato a favore del liceo al 23esimo con un rovescio scagliato sul secondo palo. A 20 secondi dal riposo il Noia fallisce l'occasione del pareggio con Tony Serrò su punizione diretta per il decimo fallo. Nella ripresa Pugh B dice no ad un rigore battuto da Bargalló al 27esimo. Non così Fechas, che mette dentro dal dischetto per l'1-1. Poco più tardi, un liceo troppo sciupone in questa gara sulle massime punizioni fallisce nuovamente un penalty con José Lamas, che manca in malo modo la seconda occasione di passare in vantaggio. Stessa sorte segue la punizione diretta per accumulo falli di Barreiro, sparata da un grande Pugh B. È a partire da questo ennesimo errore dei galiziani sulle massime punizioni che la partita gira a favore degli uomini di Ferran López, che al 30esimo trovano il 2-1 grazie al tiro diretto per il 15esimo fallo magistralmente realizzato da Francesc Bargalló. Acquisito il vantaggio, il Noia, ancora più impenetrabile in difesa nella seconda metà della ripresa, si chiude in modo impeccabile ed è micidiale nei contrattacchi. La manovra del liceo si fa invece frenetica e inefficace, e a 5.30 dal termine una rapidissima ripartenza di Serrò, che serve di Lamora a centro aria, determina l'1-3. Alla disperata ricerca del pareggio, il liceo continua a porgere il fianco ai contropiedi degli avversari, che al 47esimo sentenziano la partita con Fechas per l'1-4. A nulla vale dunque la rete liceista del 2-4 finale di Jordi Bargalló al 49esimo. Nella seconda partita delle semifinali il Barcellona ha sconfitto per 5-4 un Villanova mai domo e libero da qualsiasi timore reverenziale verso i galattici di Gabi Cairo. La gara assume subito le sembianze di una lotta senza esclusione di colpi, in cui i repentini ribaltamenti di fronte fanno sì che ogni azione si concluda con pericolose incursioni e battute a rete. È in questo contesto che Manel García, servito da Jordi Creus, segna in contropiede la rete dell'1-0 al quarto minuto. Ristabilisce la parità Miordej al decimo, da distanza ravvicinata, complice uno svarione difensivo dei padroni di casa. Il possesso palla dei Blaugrana cresce ed il Villanova appare molto schiacciato nella propria area di rigore a causa del pressing asfissiante degli uomini di Gabi Cairo. Il Villanova soffre e, dopo un palo di Ordej al 14esimo, subisce il 2-1 su penalty per mano di Marc Torra. Risponde pochi secondi dopo il Villanova, ancora su penalty, realizzato in due tempi dal capocannoniere della Liga, Francesc Gil. E poco prima del riposo è brivido per Luisito Gil, salvato dal palo su tiro di Panadero servito in taglio da Marc Gual. Così come era avvenuto per larga parte del primo tempo, la ripresa si apre con velocissime transizioni da una porta all'altra ed una micidiale combinazione in contropiede, firmata Alvarez Torra, propizia il gol di quest'ultimo per il 3-2 dopo un solo minuto dal fischio d'inizio. Risponde immediatamente il Villanova con una velocissima triangolazione in contropiede Creus Gil García che consente allo stesso Manel García di ristabilire il pareggio al 27esimo. Pochi secondi più tardi si rifà vivo Marc Torra scagliando un diagonale che scheggia il primo palo. Segue una serie interminabile di contropiedi per ambo le squadre e al minuto 32, in occasione di un 3-2, Pablo Alvarez finalizza una bellissima assistenza di Ordej per il 4-3. Ma il Villanova non si dà per vinto e un minuto e mezzo più tardi Francesc Gil ruba palla ad Alvarez a metà pista e si invola a rete tutto solo ristabilendo la parità. È il 4-4. È un buon momento per il Villanova, che chiude bene gli spazi e mette in difficoltà il Barça sulle ripartenze, ma a seguito del decimo fallo dei locali occorso al 37esimo, Torra beffa Luisito Gil su punizione diretta per il 5-4.
La rete del sorpasso taglia le gambe ad un Villanova che, avendo speso tantissimo ed effettuato meno turnover dell'avversario, pur continuando a creare, manca della necessaria lucidità sotto porta, per poi calare di intensità nelle fasi finali della gara. La partita si chiude dunque con un 5-4 a favore dei Blaugrana, sicuramente meritato. Si sono qualificati dunque alla finalissima di Coppa del Re 2012 Noia e Barcellona, che sabato 4 marzo si è imposto sui Sanzadurrini per 2-3, conquistando il suo secondo titolo stagionale e la 19ª Coppa del Re della sua storia. In un avvio di gara caratterizzato da ritmi elevati e difese che concedono pochissimo, si registra solo un palo di Torra al quinto su tiro dalla distanza. Nella seconda parte del primo tempo, l'allungarsi delle due squadre dà il là ad alcuni contropiedi del Barça, prima con un'azione personale di Torra sventata da Pujbi all'11esimo, poi con una bruciante ripartenza blaugrana finalizzata da Borregan al 14esimo. Risponde il Noia con Esteller, che ruba pallina ed impegna Egurrola con un potente diagonale al 16esimo. La stessa dinamica si ripete con Bargaiò, che al 17esimo soffia la pallina a Guale e costringe Egurrola a compiere un miracolo con i gambali. E alcuni secondi più tardi, sugli sviluppi di questa azione, una veloce triangolazione finalizzata da Alvarez chiama Pujbi ad un grande intervento. Le marcature vengono aperte da Feixas per il Noia al 20esimo con un rovescio dalla distanza. Spietatissima la risposta del Barça, che nelle due azioni successive al gol, nell'arco di 42 secondi, impatta prima con un'azione personale di Torra e trova il gol del sorpasso con un rapidissimo dai e vai Alvarez-Torra finalizzato dall'argentino. Passano 15 secondi ed il Noia vede annullarsi il gol del possibile 2-2 per pallina alta. Va a buon fine invece la canonata del KO a 54 secondi dal riposo, scagliata da Mia Ortiz per l'1-3. Al 31esimo la gara si fa ancora più in salita per il Noia, quando Toni Serrò fallisce la punizione diretta per il 10° fallo avversario. È un'impresa ardua per il Noia recuperare un passivo di 2 reti contro un Barça che si chiude in modo impeccabile e in fase offensiva o gestisce sfoggiando un grande palleggio e padronanza nel possesso al fine di addormentare la gara, o si rende pericoloso sulle ripartenze e lo fa con Torra al 31esimo, con Panadero un minuto più tardi, poi in occasione di un 2-2 finalizzato da Borregan al 35esimo ed infine con Torra a tu per tu con Pujbi. Spara uno Beto Borregan, cuidado Beto, il disparo di Beto, la spara uno. Al 41esimo Pujbi para a Garcia la punizione diretta per il 10° fallo avversario e al 46esimo si ripete su un penalty battuto da Torra. A 48 secondi dalla fine arriva il 14esimo fallo blaugrana e 6 secondi più tardi, una partita praticamente dominata da Torre e compagni nel secondo tempo, rischia di riaprirsi a causa di un rigore cagionato da Beto Borregan e realizzato da Toni Serrò per il 2-3. Il disperato tentativo di rimonta dei Sanzadurnini non ha tuttavia alcun seguito. Per il Noia, già matematicamente fuori dall'Eurolega, sfuma dunque, a distanza di 4 anni dall'ultima Coppa del Re conquistata ad Igualada, il sogno di poter centrare l'unico trofeo rimasto a disposizione in questa stagione 2011-2012. Vola sempre più in alto invece il Barcellona di Gabi Cairo, che dopo la Supercoppa spagnola si aggiudica con merito il secondo trofeo stagionale, sin qui riscattando pienamente una stagione 2010-2011 sicuramente non brillante, sia in Hockey Liga che in Eurolega. Trascinatore dei Galattici, il capocannoniere della Coppa del Re, Marc Torra, che per le sue 7 reti e la qualità espressa in queste 4 giornate è stato premiato come miglior giocatore del torneo. Y un golazo, cierto. Y un golazo muy bonito.